Dunque, oggi quello che mi è piaciuto di più è stato vedere la cooperativa La Formica, conoscere nuove persone e poi mi è piaciuto anche rivedere il campo di Don Pippo, che non lo vedevo più da anni, e poi mi è piaciuto vedere persone sotto al gazebo, bambini che giocano. Mi è piaciuto tutto questo ambiente. Per di più mi ha fatto molto piacere conoscere la famiglia di Emiliano, Pietro, Mirka, Giulia e anche tante famiglie dei lavoratori. Damiano, Margherita e Filippo. Oggi c'è stata la festa della cooperativa La Formica, abbiamo festeggiato come ogni anno la fine dell'estate, in occasione anche della Emilia Romagna Open, che è un evento di apertura che c'è stato stamattina. La Formica ha aderito anche a questo progetto dell'Emilia Romagna e voi avete fatto così un vostro intervento, come che conosciamo, insomma, però oltre, diciamo, alla parte artistica avete aggiunto una riflessione, un invito ad una riflessione. Allora, la prima cosa che vi chiedo è: quanto è stato difficile costruire questa riflessione per i lavoratori della cooperativa? Allora, è stato piuttosto complicato, devo dire, perché inizialmente ci siamo fatti dare tutte le informazioni possibili su ciò che fa la cooperativa, quindi abbiamo scoperto i valori, la mission, la vision, e sono tutti valori bellissimi, tra l'altro. Però non è stato semplice comunque, perché la fase successiva è stata: bene, dobbiamo riflettere insieme alle persone che avremo davanti, che sono i lavoratori della cooperativa. E quando abbiamo letto le loro testimonianze, scoperto le loro storie, il modo in cui sono arrivate a lavorare alla cooperativa, abbiamo capito che ci trovavamo davanti a persone toste e ci siamo sentiti un po' in soggezione. Persone con una loro storia, e effettivamente, come ci siamo trovati a dire davanti a loro, cosa diciamo noi a loro? Non facile. Interventi ce ne sono stati alcuni e alcuni anche molto interessanti. Cosa dite? Siete riusciti a coinvolgere diverse persone? Siamo riusciti a coinvolgere diverse persone, abbiamo raccolto anche diverse testimonianze, tra cui una in particolare mi è piaciuta, e cioè che esattamente come le piccole formiche che da sole si pensa che non riescono a fare niente, tutte insieme, impegnandosi, riescono a creare qualcosa di grande. E questa è una testimonianza che è arrivata e che, come l'ho sentita, mi ha emozionato, perché è anche uno dei pensieri che avevo formulato io nel leggere tutte le testimonianze nelle raccolte di Formica della cooperativa. Che cosa vi sembra che sia questa realtà sociale che opera da oltre 20 anni sul territorio riminese? Ci siamo rispecchiati in alcuni aspetti con Damiano, perché effettivamente La Formica aiuta persone a cui altri contesti non danno possibilità. E per esempio abbiamo pensato, la storia di Damiano un po' ci assomiglia, perché lui è una persona a cui per anni e anni, visto che è autistico, ha la sindrome di Asperger, hanno chiuso porte in faccia e in tanti gli hanno detto che non avrebbe avuto una possibilità. E quindi capiamo anche l'importanza del riuscire a trovare qualcuno che creda in te, che ti dia un'occasione. E questo è quello che fa la cooperativa, ed è molto bello.